Finalmente ragazzi, di nuovo in orto col grande Luca. Il grosso. Grande, grosso Luca, no, più grande. Ti ricordo che, guarda un po', questa terra l'avevamo trattata, ti ricordi, con foglie e con l'unghia. Sì, sì, che tra l'altro tu... Guarda che bell'effetto. Ma avevi detto proprio di fare sta concimazione con le foglie che ti avevo quasi contestato. Esatto. E invece devo dire che la cosa ha funzionato. Gli abbiamo dato lo starter con un po' di cornunghia, si sono compostate perfettamente e è molto morbido, malgrado sia una stagione, ricordiamo, siamo secchissima. Sì, però è bella farinosa, fai sì, da vedere. Sì, sì, la terra è ottima. Vedi, con l'assolcatore riusciamo a tirare indietro, sì. Una bella fila. Sì. Si parla già di orto autunnale, un po' come l'anno passato avevamo fatto un video, a cui qui c'è il link. Giusto? In cui parlavamo di cavoli e radicchi. Esatto. Cavoli e finocchi, scusami. Sì. Oggi invece parliamo di un'altra specie, appunto il radicchio. Esatto, che io ieri sono andato dal vivaista, ho detto il radicchio, mi fa la cicoria, no il radicchio. La cicoria. Quindi, allora, i radicchi e la cicoria sono della stessa famiglia, sono più o meno la stessa specie. Ci sono varie sottospecie, quindi la specie è sempre Cicorium intibus, quindi giustamente una cicoria. Da noi a Perugia si chiama cicoria, oppure in generale la Catalogna, oppure le puntarelle, si chiama cicoria quella che viene consumata come verdura da cuocere, quella che in perugino si chiama erba. L'erba. E l'erba. L'erba buona. L'erba. L'erba buona, no, l'erba. Ce ne sono tanti tipi, c'è la bietola, ci sono i rapi che sono tipicamente invernali, c'è la spinace che è autunnale e c'è appunto la cicoria che è classica dell'autunno, che è un pochino più di tono amarognolo. Ok. Quindi si può fare quella, però ci sono delle varietà di cicoria che appunto si definiscono radicchi perché tendono a, soprattutto quando arriva l'autunno e l'inverno, a formare questa pallina. Con le foglie molto compatte sono ottime sia in insalata che cotti. E poi ho visto che tra l'altro le prime foglie, no, si tendono ad allargarsi e quasi marcire toccando terra. Invece quello che si consuma è l'interno, no? È l'interno. Ci sono vari tipi di radicchi di cui andremo a parlare oggi. Perfetto. Allora, dopo lo scasso iniziale che oggi non vediamo, vediamo che appunto tendiamo a fare i solchi. Ricordiamo che è una stagione molto secca, vedete che i nostri terreni argillosi hanno questa consistenza, gli orti da noi sono questo, non sono gli orti super fertili che troviamo nel nord Italia o nel nord Europa, cioè sono orti in cui è sufficiente arrivare a fare appunto dei grumi di terreno grandi come mezza pallina da ping pong, insomma, quindi questa è più che sufficiente come amminutamento del terreno. Mm-hmm. Bisogna ricordarsi che soprattutto per l'orto autunnale che si fa d'estate, bisogna avere a disposizione parecchia acqua e irrigare tutti i giorni, perché soprattutto nel primo periodo in cui c'è sicuramente carenza di acqua e non ci saranno piogge, c'è bisogno non soltanto all'impianto, ma c'è bisogno anche nei giorni successivi, finché non arriveranno le piogge, normalmente da Ferragosto in poi. Sì, la nonna diceva, la prima pioggia d'agosto è il capo d'inverno. Per il radicchio, che può essere consumato tanto in insalata quanto cotto, ci sono differenti varietà, come dicevamo. Le possiamo distinguere brevemente in quelle a foglia bianca, quindi per esempio classicamente il pan di zucchero e la cicoria di Milano, che, dolce, no? Che sono molto grandi a foglia bianca e si consumano essenzialmente cotte, perché da crude hanno un tono piuttosto amaro che non a tutti piace. Okay. E in quelle diciamo invece a foglia rossa, quindi radicchi di Chioggia, di Verona, di Treviso, e quelli variegati, misti, quindi il radicchio di Lucia, per esempio la rosa di Gorizia, per esempio anche la cicoria variegata di Castelfranco, che hanno tutti dei colori intermedi, quindi quasi ogni paese al nord ha le proprie cicorie di riferimento, i propri radicchi di riferimento. Che cosa dobbiamo guardare quando le andiamo a mettere? Okay. E questo è la stessa cosa che avevamo visto l'anno passato per il finocchio e per il cavolo. Sì. Quello che è importante, e qui chiudiamo un po' il per non fare pubblicità, vediamo. Sì. Il nome della varietà è Presto e ci sono scritti i giorni, 55 giorni. Che vuol dire d'altra pianta? Che vuol dire d'altra pianta? Qui c'è scritto radicchio di Treviso precoce, 70 giorni. Ok. Qui c'è il Galileo, 65 giorni. Cioè noi andiamo a mettere
qual è la novità rispetto all'insalata che abbiamo detto va piantata praticamente ogni 2, 3, 4 settimane. Qui invece piantiamo più o meno tutto insieme e a seconda della differente precocità avremo delle varietà che maturano prima e delle varietà che maturano dopo, fino ad arrivare per esempio a questo tardivo che è addirittura 110 giorni, quindi sono 4 mesi, quindi andiamo a finire in pieno inverno, tenendo presente che nel momento in cui hanno delle buone dimensioni possono continuare a rimanere tranquillamente sul campo anche dopo l'arrivo dei freddi. Perché? Perché questa pallina tende, diciamo, a crescere e a compattarsi all'interno, diventa ancora più croccante e sono soltanto le foglie esterne che marciscono per il troppo umido. Quindi rimarrà buona, è una delle poche piante che resiste veramente al freddo. Ecco, diciamo che sulla postarellina dove lungo la fila andrò a mettere la piantina ci adagio un pochino di terriccio che è un terriccio universale ma è molto adatto all'orto e è molto più la terra è molto più fine rispetto alle nostre terre che abbiamo detto essere notevolmente argillose. Si vede che siamo all'inizio della stagione tra piante perché le piante sono veramente quasi senza radici, quindi dovremo fare un'irrigazione velocissima. Tendiamo a far crollare un pochino di terra intorno lasciando però le sponde in maniera tale che viene un po' la conchetta come quella che hai fatto per di là per le insalate che sono venute egregie, devo dire. A quanti centimetri quindi teniamo? Ma io sempre in palmo, diciamo, sì, più o meno una ventina di centimetri. Facciamo un po' crollare la terra attorno, ecco qua. L'avevamo comunque anche letamata un pochino. Sì, sì, sì. Perché si vede che c'è qualche zuppettino di letame che qui facciamo bene a finire a questa altezza perché poi il terreno un pochino si indurisce. Chiaramente il radicchio soffre meno, non soffre come il come le solanace, il pomodoro in particolare, dell'irrigazione sopra chioma. Quindi c'è meno problema. Quello che soffre veramente è il pomodoro se viene irrigato, soprattutto con irrigazione così a pioggia da sopra. Allora, poi ricordiamoci che quando trapiantiamo, questo è sempre fondamentale, poi possiamo anche andare con l'impianto a goccia, ma al momento del trapianto bisogna dare una bella bagnata. Perché? Perché il terreno si disgrega e va ad aderire perfettamente al piccolo pane di terra della piantina da trapiantare. Fanno un tutt'uno e la pianta comincia già bene il proprio lavoro. Percorso. Ok. Quindi soprattutto la prima annaffiata molto attenti, però abbiamo detto la stagione è particolarmente secca, l'orto autunnale all'inizio è sempre ostico perché serve tanta acqua e tanta pazienza, quindi fortunatamente questo piccolo pezzo di orto dedicato alle insalate ce l'hai vicino a casa e ci avrai cura ogni giorno di perdere quel quarto d'ora a innaffiarlo tutto. Sì, più di un quarto d'ora. Questa parte per un quarto d'ora. Sì, questa sì, no, però ecco, cioè, è un bel giro ogni sera, dai. Se non mettete l'impianto a goccia è un bel giretto ogni sera, ma ci sta. Confidiamo per ottobre, da ottobre in poi, di avere un buon raccolto di radicchi, così ci vedremo qui per mangiare i primi radicchi e ci facciamo piccolo barbecue con mezzo radicchio e qualche fungo porcino se siamo fortunati a trovarlo, sempre che a settembre piova. Ciao ciao!